faremo un aperitivo di meno. Ma la soluzione è semplice, no? Let me tell you how it will be. Con la crisi di governo si avvicina la minaccia. Senza contromisure scatterà l'aumento dell'IVA. Purtroppo viviamo in un momentaccio veramente brutto. Non c'è più nessuno che la blocca. Poi fa sempre quello che vogliono, perciò. Avremo insomma dei costi in più, sicuramente. Con l'aiuto di una calcolatrice, vediamo come cambiano i prezzi di una giornata di mare a Riccione. Quanto costa questo ombrellone con lettino? 18 euro. Sì, 18-20 euro. Aumenterà da 20 a 20 e 50. Per me non ci può stare, però se diventa così bisogna accettarlo per forza. Ma voi avete speso 20? 20 e 50. Niente, spenderemo questi 50 centesimi in più. Però alla fine la media è 541 euro all'anno di rincaro. Lo so, forse faremo un giorno in meno di vacanza, poi dice che 7 ne faremo 6. Riusciranno a bloccarlo l'aumento? Io penso di no. Staremo qui 2-3 giorni di meno, cosa vuol farci? E ha pagato 8. L'anno prossimo 8 e 19. L'importo piccolo non si vede. Però sono importi grandi. Alla fine 541 euro di rincaro in un anno. Ah, però. Sì, io che sono una pensionata comincio a sentirli, Già adesso si fa fatica, figuriamoci con un ulteriore aumento. Per le coppie con due figli il rincaro salirebbe a 756 euro. Sono a posto, siamo a posto allora. Anche le vacanze ce le scordiamo per quello anche. Ma noi siamo milionari, non abbiamo questi problemi. No, non può aumentare l'IVA. Secondo me devono sistemarla quella partita lì. Faremo un aperitivo di meno. La soluzione è semplice, no? Però tocca sempre a noi, quello è il fatto, hai capito? Il problema è quello. Ormai siamo abituati a subire, purtroppo, e in un'estate come questa aspettavamo agosto per subire anche questa cosa. Intanto l'economia italiana va benissimo, aumentiamo ancora. Sto pensando di andare a vivere da un'altra parte, quello sicuramente sì. È l'unica cosa che si può fare, perché tanto ormai il paese sta andando a rotoli. I stipendi sempre quelli, spese aumentano e speriamo trovino una soluzione al più presto. Ma se a gennaio scatta l'IVA al 25? Me ne farò una ragione, ma in questo momento vado a fare il bagno. Ad essere maggiormente preoccupati sono gli operatori balneari e i ristoratori. Pensavi solo ai soldi, soldi. È una tragedia. Quello che fai? Torniamo indietro? Devi andare avanti. Aumenti i prezzi. Aumenti i prezzi. Si incazza la gente. Noi dobbiamo aumentare i prezzi perché aumenta l'IVA. Per cui credo proprio che se vogliamo andare avanti bene l'IVA deve rimanere quello che è. E voi non siete contenti di questo? Mi sembra proprio di no. Non possiamo essere contenti perché i nostri prezzi sono già popolari, sono bassi. Se aumenta l'IVA aumentiamo i prezzi di conseguenza. Quindi chi ci rimette è sempre la base. Quindi io mi auguro che il governo tecnico, se va al governo tecnico, non aumenti l'IVA. Sarebbe una puttana colossale. Io non sono contento. Mi sembra troppo alta. La gente che viene giù c'ha sempre meno soldi. Sono problemi enormi per tutta la categoria, almeno nostra, sicuramente. Se aumentano l'IVA? Aumentiamo il pedalò. Come fa il governo? Preciso. Gli aveva pensato di c***o lui? No. Avessi avuto soldi.